Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Spavalate Motor Show. Come potete vedere dietro di me c'è il casino più assoluto perché è arrivato questo qui. Il volante, la pedaliera, il cambio manuale, la postazione. Qui insomma mi sono fatto la mia piccolissima postazione di guida senza spendere bilioni di euro. Ci divertiamo comunque. Mi trovate su Twitch, il link qua sotto, a giocare a Gran Turismo. E perché no? Magari poi in futuro facciamo l'upgrade e prendiamo quello serio. Con la postazione, il sedile e tutto quanto. Ora mi tocca mettere a posto prima che arriva Simone. Inoltre volevo dirvi che martedì è uscito il video del mio nuovo mezzo. Partirà un vero e proprio progetto, durerà un bel po' perché insomma vabbè, guardate il video, non vi voglio spoilerare nulla. E venerdì invece è uscito il test ride della Tiger 660, moto molto interessante, per cui se non l'avete visti recuperateli. Intanto qui partiamo con il late. Dove vai? Oh, ciao, io scendo qui. Ha un attimo interpretato male la strada. Dici? Ma giusto poco poco. Questo è quello che dici tu. Magari è giusto. Cioè questo andrà a fare la scala. Ma l'amico, l'amico non si è accorto di niente, io, andato avanti. Basta, io vado al ma dove è è cascato poi io? Eccolo, ecco, mezz'ora dopo. Oh, ma Toma. Non me ne reso conto. Così è. Non me ne sono reso conto. Tanto sotto. Eccolo, questi 41 miglia orari. Questo sono andato fortissimo. Oh! Questo si è salvato solo perché era in salita. Ma quella... Oh, non si ferma più! Ma quell'altro? Ma quell'altro è sceso a proiettile. È vivo. God damn, brother, that was fucking close. Che freni a Royal Enfield, però. Oh. Visto? Poi, che stabilità! Non abbiamo calcolato il fatto che anche se non frenava, io passava in mezzo. La tagliava. Sì, sì, la tagliava. Royal Enfield può tutto. Sabbia? This is still the same... Oh, fuck. Ah. Guarda la sabbia per strada. Oh. Uno è andato lungo, però. Dietro. Ah, è scivolato quello vero. Dietro, sì, quello dietro. It's really slippery right here, man. Brutto. Poi non si vedeva, capito? No. Bastardo col contro sole luce. Contro. Si è fermato veramente. Veramente vicino. Veramente vicino. Qua ci voleva tipo l'amico che arriva a cannone. Boh! Tutti dentro, vai, tutti dentro al monovolume. No, sei un bastardo. Diciamo che anche lui stava arrivando un po' fortino. Sì, forse, forse camminando in mezzo alle macchine a quella velocità d'altro lo doveva aspettare che succedeva quello. Giù! L'ho aperto a metà. Perché questo con la moto non si è mosso di pezza, sì. Ha preso Bambi. Sì, ma Bambi ha fatto pure lo spezzatino e le costatine. Lo so, ma non lo voglio rivedere. Ma l'ha aperto a metà. Non mi dire niente. Dove vai? Perché? Cosa fai? Perché? Testa proprio, si è piantato, sì. Mamma mi ha detto sempre che posso essere quello che voglio nella vita. Voglio essere uno struzzo. Più basta essere motociclista. Io invece l'ho pensato come un guarda, rallenta che ci stanno quelli dietro. Rallento, ma cosa? Ho accostato no, però no, ha fatto una cosa che non si può fare. Che ha fatto? No, ha messo la moto dentro la proprietà privata. Ah, multato. Il furgone ovviamente non lo vede. Punto cieco dello specchietto. Occhio, regà, quando ecco ci avete perché... mezzi ai lati. Le macchine di oggi hanno i specchietti intelligenti che te fanno vedere quando c'è. Lampeggiano quando c'è qualcuno nel punto morto. Dai, questo Yoda. Yoda. Troppo. Troppo. Cosa che pure questo è parente di. De quello di prima. Sì. Parecchi struzzi, cioè, vedo sì. Che parecchi da grande sì, voglio fare. Questo si è cascato te faccia malissimo, sì, fa. R6 a cannone. Ma tu cazzaro. Ciao. Ma dove vai? Che la. La strada è 2 metri per 2. Ma lui è impaziente, Jack. È impaziente. Esce fuori di casa? Cioè, guarda, 2 metri per 2 la strada. Poi è bello. Soprattutto stai frenando. Aspetta, questo. Guarda che ha fatto il genio. Senti il motore. A frizione tirata sta a frenare. Questo non si sarebbe mai fermato nella vita. Un proiettile. I don't have a front brake. And I feel horrible. This is not even my bike. It's my friend's bike. Manca la moto tua! È da amico! Io ti ammazzavo la testa. Guarda, se c'era una minima speranza che vivevi perché mi avevi distrutto la moto. Dicevo, fammi un po' vedere il video. Cioè, quando vedo che tiravi la frizione così e frenavi. T'ammazzavo, guarda. Ah, sei distratto. Guarda! Genio! No, ha detto mi sono distratto. Ma ho capito! E non ho visto la neve. Ah, non ha visto la neve. Precisa al centro. C'è una lui. Striscia di lui neve precisa, tutta. Precisa e lui sopra. Vabbè, pochi danni, dai. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Diciamo che l'ha buttata giù. C'hai Cage, bravo. C'hai Cage, vabbè, questa è la Tiger.
stai aprendo nel momento più sbagliato. Vabbè, vabbè, che cosa? Cioè, ma pure! Ma pure! Ma Morello! Ma sei un pazzo! Cioè, quello 12.000 metri prima ha fatto, non c'è nessuno, giro, lui, l'ha visto, apro tutto! Sono passati tutti! Regà! Cioè, regà, è passato quello con la macchina nera, quello, cioè manco se stai andando a 200 all'ora. Oh, vado a prendere! Guarda che matto, un pazzito! Questo è proprio dalla California. Guarda, guarda. Così è un po' troppo. Vabbè, c'è chi... Ma un po' troppo, dai! Troppo! Dipende. Da che? Dai casi. Ma in questo caso? Non sono io la persona adatta per giudicare questo. Secondo me un po'... troppo, un po' troppo. Sì, forse. Ma dici che ha fatto il piede e se n'è andato? Non penso, sì. O si è rubata la macchina? O sta andando in seguito tutti. Ah no, sta a far matto dentro al benzinaio. No! Oh! La moglie stava a salire, l'hanno fatto salire. E mo torna indietro. Senti, oh, la moglie! Ma vuole salire in macchina qui. Oh! Questa è la follia della gente, oh! Oh, levatevi, levatevi, levatevi! Questa sta cercando di salire in macchina, sì! La vedi? Ma ti giuro, non ho capito perché è scappato così. L'America, ora i vetri, si vede, non gliel'hanno lavati e si è tirato. Succede spesso in America? Sì. Tu che conosci Frank, secondo me? Frank mi ha detto che è male. Cioè, tutti i giorni? Sì, tu vai là, lavi il vetro, quello fa, no, non voglio lavarmi! Cioè, e investe 3-4. Investe 3-4. Capito. Segnate, regà, mi raccomando, è così come banane a Palermo, non sì, si toccano. Non si tocca. I vetri in America non no, si lavano. Non si devono lavare. Ma se n'è andato ormai. Ah, no, stanno a seguire. Ma noi andare dietro così, quello è un chioda. Lo stanno a seguire tutto per lavare il parabrezza. Sì, no, questi infatti, oh, il parabrezza! Infatti, visto quello prima col coso, gli ha tirato quello, era per la... Ah, non era per rompere. No, gli voleva pulire il vetro. Ah, mannaggia, miseria, c'hanno un problema proprio de... Sì, sì, de pulizia. Il secondo va a pulire i vetri. Cioè, si saranno dimenticati la Brema Chic. Beh, e là fanno un servizio completo. Sì, sì. Oh! E a Corfagà. Come è successo di domenica, più o meno. Ah, è mottero. E tu sei uno. Vabbè, quanti sono a macchina? Scendete, no? Scendi, gli fai un pagliaro così di faccia. E no! Io... Si dice. I fiori, fai un mazzo di fiori così. Sì. Vedi che si sentono le strille di quello dentro il casco. Guarda, guarda, fuck, basta. Fuck, sono andato. Ho finito, me ne vado. È partita, è già qua. Scappamo? Però scappamo. Oh! Perché lasciami questo là così? Ma non se... Ah, a me mi frega niente. Ah, oh, io no, io vengo a prenderci uno dopo, poi. Guarda, io vado, ciao. Ma chi te cu... Sì, sì, me ne vai, io vado via. Però me se beve. Io sto a seguire per campi. Beh, pure quello là è un bello sveglio, A piedi, senza fino a moto. Questo, raga, è il Brasile. Dove, ti presente quella cosa che ti ho raccontato, che utilizzano i fili per gli aquiloni? Beh? Sti cazzo dei fili ammazzano i motociclisti, perché se sei vicino magari da mezzo all'alberi, e ti tagliano la testa. Invece, guarda questo gli è successo. Te sei intrecciato dappertutto, guarda. Ecco il motivo per cui mettono quell'antenna davanti. Chiappa il filo. Che chiappa il filo. Guarda, guarda quanto è lungo! No, me lo dicono in tanti. So you know like today's Valentine's or whatever? Yeah. I was wondering if I can give you a kiss. Like, io stai tirando fuori i ciuffi. No, gli ha detto ti vorrei dare un bacio. E lei ha detto, ma io sono fidanzata. Gli ha detto, no, ma... un bacio di cioccolato. Ah. There you go. Thank you. You have a good day. Carino, però. Modo. Carino. Loser. Lo sapevo io. Voglio dare un bacio. E la va bene. Ah, ma di quelli di cioccolata, sì. Un cioccolatino! Ah, prima gli dici... Chiedere informazione, sì. Segna, così si fa. Chiedi informazioni per... Ma cazzo... È la penna sempre! L'ho rotta, non si chiude più. Io questa cosa l'ho presa a Erez. È rotta. Oh, l'hai rotta davvero? sì, perché ho avvitato. Aspetta, là giusto, meccanico. Non si... Tante volte in officina funziona... Ecco. Visto? Tu possibile. Tu. Allora, dentro sto di studio, quello che tocchi rompi. Chiedi informazioni. Chiedo informazioni, poi gli dico: vuoi un bacio e tiro fuori i ciuschi. No, ah, no, non è così. Non è così. Cazzo, sei Doraemon. Ok, no. Allora, chiedo informazioni. Aspetti, sentiamo. Sentiamo. Vai di là, vai di qua.
Okay. Okay. It's your Valentine's Day. Thank you. It's not real, so you can throw it away or anything, but... You have a good rest of your day. Vabbè, allora, ricapitolando. Ciao, tu fai lei. Sì. Lei. Ciao, scusa. Ciao. Già così partiamo male. Ok, così sei più affascinante. Vabbè, non ti piace. Potresti... dai però, non potresti... Dai. Dove posso andare a mangiare un qualcosa? Guarda, se giri lì, dietro l'angolo, trovi il sandwich. Oh, in che senso? Trovi il sandwich. Ah, il sandwich. Ok. No, il ciuschi no. Vuoi venire a pranzo con me? Ti farebbe piacere? Non ci conosciamo. E adesso il ciuschi! Vabbè, per me queste cose fanno per me. Io, aspetta che... Damma modo, damma... Però io già me ti immagino al tribunale. E per questo sono qui, signor giudice. È per questo. Ed è così che sono qui, signor giudice. Come? Col ciuschi. Col ciuschi. Poi oh, aspetta, metti pausa. Lui per niente sgamato che sta a far video là. Cioè, per niente proprio. Ma poi che bel vestito. Beh, da cameraman. Ma... c'era scritto stampa sulla schiena. È abbastanza cattivi, eh. Oh! Che mina! Cioè, se questo non si è spaccato quattro dita, gli ha distrutto il casco, calcola. Stop it! Oh! No. Qua mi trasformo in Super Saiyan God. Cioè, se mi spegni la ragazza così, sei tipo, cioè, sei morto. Qua proprio Super Saiyan ma God. Ma morto, morto, ultra eh. Ultra istinto. Sì. E addio. E diventi Krillin in quel caso. You fucking touch him? Hey! You better fucking step back right now, I swear. You're gonna get mad. Oh! E basta. Mo qua. Te distruggo. Stop! Are you done? Are you done? Madonna, che faccia cattiva, zì! Questo c'è il demone dentro! Ma chi è Gollum? Ma come si dice? Non c'è sta, eh? No. C'è... Sta su un altro pianeta, zì. Sta su un altro pianeta, zì, questo. Questo è collegato con Plutone. Cioè, poi è diventato bello un'altra volta. È diventato un cucciolotto. Potremmo chiamare che carino. Qui Frank. No, non è all'altezza, Frank. Qui servirebbe un massimo esperto. Un massimo esperto di combattimento. Aspetta, lo conosco. Un massimo esperto di queste cose. Lo chiamo? È qua di zona. Sì, sì. È di zona proprio. No, non è Mariuccio, fa la viola. Mariuccio. Mariuccio era direttamente il creatore. Massimo. Insomma, andava al creatore. Oh. Bello. Sì, senti, io sono un attimo con Lorenzo. Ah, stai a vedere la live. Eh sì, stavamo a parlare di te, infatti. Lo vogliamo invitare? Sì. Sì? Io non voglio di niente, dai. Io voglio... Aspetta un attimo. Grande Lorenzo, un fan. Un fan. Lei è Massimo Esperto? Piacere, Massimo. Massimo. Esperto. Cioè, lei si chiama Massimo. Lei è Massimo Esperto e si chiama Massimo Esperto. Queste? Me lo mette? Sì. È una. Conosce lei? Tecnologia? No, conosco, però sai com'è? Mi sento un po' in imbarazzo. Sarà per il. Cioè, lei va sempre in giro così. Umano. Queste citazioni sono sempre un po', come si dice, borderline, no? Ai tempi moderni si dice così, no? Massimo Esperto Meridio. No, De Prima Valle. De Prima Valle, sempre, ok. E tipo questo signore. Questo signore, secondo me... allora, diciamo che a livello tecnico un ottimo gancio sinistro ha portato dall'alto verso il basso, colpendo molto bene. Diciamo che però qui... Però qui diciamo che il ragazzo, il suddetto, parlo un po' perché sennò poi dai qua amici magari incapiscono i termini romani antichi. Sì. Tipo se vis pacem parabellum. Comunque adesso il signore è domato. Sì. In questo caso è stato domato. No, sta credendo. Il signore è un pretoriano. Si vede dalla postura, vede la postura da pretoriano. Stato che chiavi! È risaputo che i pretoriani rubavano. E chiavi di moto? Sì. Dentro, scusi, dove ha studiato lei? Io al Colosseo. Proprio dentro? Università dalla strada. Sì, ma dentro al Colosseo lei ha studiato proprio. Certo. Comunque già ai tempi i pretoriani rubavano i vesti delle bighe. Sì, Era una piaga sociale. Già ai tempi di Nerone. Infatti qua non è cambiato niente. Questi sono i pretoriani, poi quelli inglesi. Sono più vendicativi. Perché ci stavano pure i pretoriani inglesi? I pretorians. Lei non sa, lei non ha studiato. Ah!
questa. Oh, vedi che, la, vedi che rubano? Ha rubato la camera. Lei conosce camera? Camera. Camera. Mi sono abituato ai tempi moderni. Non è che vivo nel paleolitico. So comunque antico romano. Una delle civiltà più. Più? Beh, non mi facciamo mai Paolo Bitta. Famoso cioè, HP. E qua ho detto tutto. Ah, perché le spiego. È una tecnica. La tecnica del marovescio. Il marovescio va dato con. Lasciando andare il braccio, scarica tutta la forza sulla mano. Vedi? Vedi quante cose che vi insegna. Com'era? Massimo esperto. Massimo esperto. Questo? Oh! Oh, gli ha fatto un calcio! Quasi sicuramente deriva dai spartani. Dai? Spartani. Dai spartani. Anche l'abbigliamento è molto spartano, infatti. Sì, effettivamente sì. Belle queste musiche moderne. Non mi sa la musica, ma che cazzo è Street Fighter? Gli sta a strappare la faccia! Perché ai tempi antichi imparavano, che prima c'era l'imparante e non l'insegnante. L'imparante. Certo. A strappate prima gli occhi all'avversario, così poi tu, capito? Non vedevi più. Esatto. Strano. Una tecnica. Incredibile. Che oh, ladri. Una rapina. Ladri. Però mi sa che hanno trovato. Mi sa che hanno trovato, hanno trovato quello combattivo. Drop the bike, no? Oh, ha trovato quello. Hai capito? Bravo. 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 Così si fa. Però. Bravo. Però. Il ragazzo si è messo in un grande rischio. Eh sì, perché se mette c'ha la pistola. Se quello c'aveva una pistola. O il coltello. Che fai? Da fai massimo esperto. Io avrei detto lottiamo fino alla fine. Però nella società moderna. Nella società moderna avrei un attimo alzato le mani. Diciamo che magari avrei visto più o meno come erano i ladri, la stoffa dei ladri, ecco. È inseguimento? Sì. Pull over. Vabbè, dice che ha detto che non l'hanno inseguito perché ha fatto 100 miglia. Eh beh, 100 per 1,3 sono quasi 140 km orari. Ok. In 3 secondi. 10:50 dovrebbe essere tipo incidente. Cioè, non mi dica che questo è scappato. Sì. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Madre! Non ci voglio credere. Non è ok. Non risponde. 305, I got Tri-State right behind me. Guarda, hai visto la moto? E madre questo mia. È il motivo per cui non bisogna fare le cagate nella propria vita. Perché per un fatte fa la multa, per un fatte fa le cazzo che te ne frega. Ecco come finisce. Cioè non c'ha senso, no. Non c'ha senso. È scappata la polizia. Ma multa, qualsiasi cosa sia. Fanculo, cioè, ma che davvero. Questo? Questo è una No, no, è un ritrovamento. Sì, ritrovamento archeologico. Sarà quant'è che sta lì quel R6? Sa quanti ce ne cadranno ancora là sotto? Madre mia, ha fatto un filotto. Falli mortacci, io. Si è rotto il dito. Ma meno male che ti sei rotto solo il dito, coglione. Il giacchetto aperto. Guarda che capiola che ha fatto. Cioè, capito? Se lamenta pure che si è rotto. Si è rotto un dito. Ma io ti rompevo pure una gamba. Ma altro, anche altro. Per non essere così volgari. Perché si sa che il romano non è volgare. Non è volgare il romano. Bene, mo ripaga mamma. Guarda, guarda sto Kawasaki, io. Dilaniato. Salvatore vedesse questo ragazzo, direbbe. Questo, sono fiero di te, son. Subito un contratto per lui. Subito un contratto per lui, perché come fattura lui. Salvatori, fatturiamo, Scritturalo in qualche video, perché lui è un grande fatturatore. Sì, sì, sì. Mario ha tirato. Quello si aspetta che si calma, così gli mena. Sì, me lo sfonda. Perché, cioè, tu mi vieni addosso alla moto che madre sta parcheggiata. Do you want an ambulance? No, I don't want an ambulance. No, c'ho il dito rotto. Moro qua, seppellitemi. Mi raccomando, una tomba bella, cioè seppellite in mezzo ai sassi. Fu R1. Cioè, quello che è arrivato. Con chi è arrivato? Con l'R1, mi sa. Miseria, l'R1. Ciao. Perché bye bye. Rischia. Ah, con l'R1 è arrivato lui, sì, sì. Senti di pezzi. Te la avantre. Oh, che ci ha attaccato su. Mia. Porca miseria, oh. Mamma. Così potente moto. È detto che dura la ninja dietro, Dai, mettici un po' d'acqua. Scusa, cosa fai? Ah, a me quando mi fa male qualcosa mi smucino. Ah, a me mi eccita, dici si è fatto male lì sotto e se sta. Sicuramente, perché a botta si sta praticando lui è, un. Lui è cascato, si è rotolato sull'altra moto praticamente. Ma che intendeva per dito? Non è che magari dice mi sono rotto il dito. Male, fratello. Si può vedere dalla faccia. È una faccia sofferente. E poi stare col giacchetto sotto al. Poi
A parte che ti sei alzato criminale, ti sei levato il casco, esatto, se c'era sì, una lesione alla schiena, questo non penso che ci abbia un paraschiena sotto quel giacchetto. Ma che c'ha, guarda, c'ha il giacchetto aperto, lì si è pure lacerato, eh. Questo sarà il giacchetto... Cioè, per uscire manco da moto. Dopo andare a laghetto. Ma guarda quanto cazzo corrono su sta strada! Andiamo su di là, l'abbiamo capito. Andiamo via da qua. Bene, grazie mille ragazzi per aver visto questo Spava Late Motor Show. Poi come possiamo chiamarlo? Un po' ad altri tempi. Vuoi dire due parole? Due parole. Gentilissimo per questo intervento. Mi raccomando, mettete mi piace, lasciate like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo martedì col prossimo video. Grazie mille a Massimo Esperto per essere stato qui. Ringrazio. Grazie mille, gentile, è stato proprio fondamentale. Ciao, saluti Massimo Esperto. Grazie, ciao. È che il saluto romano non si può fare. C'ha ragione.